Oggi è un bel giorno nel mio paese, aria di festa e di serenità. E le campane suonano tutte, annuncia liete la gran novità. Le bancarelle lungo le strade, mille colori, altrettante bontà. E le ragazze si fanno belle, perché stasera poi si ballerà. Festa di piazza, festa sarà, per chi ricerca la semplicità, lavora sodo, pretese non ha. Festa di piazza, festa per noi. Sento la voce del vento che soffia lontano, una tenera mano che mi accarezza i pensieri e li porta con sé, dove musica c'è. Amici telespettatori, dopo qualche anno torniamo qui ad Antigoli Corrado, in questa bella piazza con la fontana, ma questa sera per un appuntamento speciale, perché oltre che un musicista, che una band, c'è un amico. C'è il maestro Gianfranco Foscoli, grazie. Ben trovato, grazie. Maestro. Ciao a tutti i telespettatori, i telespettatori di Canale Danza e della trasmissione Musicando il Ballo in TV. Ma tu sei tutto, vabbè, ma dopo tante serate insieme. Senti, da Albiano sei venuto quasi a casa mia a realizzare una serata. Sì, oggi ho fatto questa bella passeggiata, è una piazza meravigliosa, mi dicono che ci sarà tantissima gente perché ci aspettava e noi siamo venuti molto sì, volentieri. Guarda, poi noi anni fa qui abbiamo steso un bel telo, abbiamo fatto ballare i ballerini, conosciamo il pubblico, quindi sicuramente farai centro, soprattutto con questa attrezzatura che vedo aumenta sempre più. Gianfranco, come mai? Sì, l'attrezzatura aumenta perché io cerco sempre di soddisfare, insomma, lo spettacolo affinché sia più piacevole possibile, insomma, no? per i miei amici, e questi sono sacrifici che sono, è un piacere farli per loro. Ecco, Gianfranco, ci ritroviamo dopo qualche mese, quindi diciamo che l'estate purtroppo è terminata e noi da te vogliamo sapere come è andata questa tournée estiva della band. Guarda, forse adesso non si vede e per fortuna per le telecamere, ma le occhiaie, insomma, la dicono tutta a riguardo. No, è stata, a parte gli scherzi, un'estate veramente dura, insomma, è stata un'estate molto densa di appuntamenti. Impegnativa. Sì, assolutamente impegnativa, ma come tu puoi ben sapere, insomma, per me l'impegno in questo senso è piacere, quindi è stata sicuramente un'estate piacevole. Ecco, tutto bello, però tu sai, noi siamo il Ballo in TV, andiamo sempre a trovare il pelo nell'uovo. C'è stato qualche, hai sentito la crisi, tutti parlano della crisi, tu hai registrato che qualcosa è cambiato? Guarda, sì, io mi sono reso conto nelle varie sagre che ho girato, dove c'era veramente tanta gente, ma venivano, mi dicevano perlomeno gli organizzatori che venivano proprio ad appuntamenti in maniera opulata, vale a dire tot sera c'è tale orchestra, quindi vado, magari l'altra sera c'è tale altra orchestra, non vado. C'era una scelta? Sì, diciamo che le persone, insomma il pubblico, hanno fatto proprio in ragione di questa crisi un attimino, un pochino più di morigeramento nelle scelte, e hanno scelto le serate più opportune. Io, per quanto mi riguarda, mi ritengo fortunato, insomma, tu sai, le mie serate sono dense di amici, c'è il fan club che viene sempre, c'è tanta gente, e questo mi rende felice. Ecco, Gianfranco, possiamo dire che la professionalità alla lunga paga? Beh, quello è indubbio, ma in ogni settore la professionalità paga. Io per quanto mi riguarda credo che questo sia un lavoro, sia una passione, non un lavoro, e quindi
considero che tutti coloro che svolgono questa attività lo facciano con la stessa passione che muove me, per cui sicuramente metteranno tutto l'impegno ognuno, poi magari c'è l'orchestra che, diciamo così, è più fortunata, riesce così un pochino meglio, e c'è quella che magari riesce un pochino meno, però insomma alla fine tutti si impegnano sicuramente, insomma. Ecco, poi mi pare che all'interno della vostra band siete tutti affiatati, questo diciamo che è il jolly, l'asso nella manica. Ma guarda, viviamo assieme quest'anno 207 giorni all'anno, quindi per forza di cose ci deve essere affiatamento. È naturale che quando monti le attrezzature tutte le sere, è naturale che con uno sguardo, insomma, abbiamo fatto un discorso e quindi viene tutto così molto più velocemente, più facilmente. Queste situazioni di gruppo, io lo so per esperienza e tu sai anche qualche vicissitudine del ballo in TV recentemente, l'importante è essere chiari all'inizio, no? Eh sì, assolutamente. Io sono così, poi i telespettatori che mi conoscono lo sanno, tu che mi conosci lo sai, sono una persona estremamente lavalissiana, molto schietta, molto, molto diretta, una persona semplice, tranquilla, serena, però con le idee chiare. Sì, adesso veniamo un po' a noi, ti rubo qualche minuto, tanto adesso le pettovaglie arriveranno, sì, quindi sicuramente. No, certo. Senti, hai notato se in quest'estate c'è il pezzo tormentone del momento? Noi per esempio tra i balli a disco però abbiamo trovato il pistolero, per esempio, che nella nostra zona. Tu sei riuscito a individuare qual è il ballo dell'estate, il pezzo dell'estate? Secondo me non c'è stata quest'estate un brano proprio, un brano, però ti posso dire che come ritmi sicuramente il ballo di gruppo è andato alla grandissima, quantomeno è andata alla grandissima, diciamo così, per il Lazio, per la Campania dove sono stato, quest'anno ho allargato un po'. In Campania dove sei arrivato? In Campania sono arrivato a Caserta, sono arrivato a Napoli e quest'anno ho allargato anche un pochino in Basilicata, tra l'altro anche mercoledì e giovedì sarò a Venosa, quindi insomma diciamo che ecco, dal centro-sud, diciamo così, il ballo di gruppo va alla grandissima. Poi si va anche al nord. Lo hanno inventato i campani alla fine del ballo di gruppo, lo hanno anche registrato come marchio recentemente. Quindi nella vostra zona il ballo di gruppo diciamo che stenta un po', o no? Nella nostra zona c'è ancora Ternano, diciamo. C'è ancora il liscio che va per la maggiore. Insomma, sebbene anche il ballo di gruppo stia prendendo molto piede, salendo ancora più. Sta arrivando praticamente. Sì, salendo ancora più su, quindi salendo in Toscana, salendo in Emilia Romagna, ancora di meno c'è il ballo di gruppo, c'è ancora di più il liscio. Ho avuto giusto qualche tempo fa l'occasione di essere in diretta su una radio del nord, su RVS Alessandria, perché eravamo lì in zona per una serata e parlavamo proprio di questo fatto con lo speaker, che era anche lui un appassionato come te, e anche lui riconosceva questa suddivisione del genere di ballo dal centro Italia verso nord e dal centro Italia verso sud. Però ripeto, il ballo è ballo. E sì, alla fine è un grande fattore aggregante, no? Poi alla fine o liscio, balli di gruppo, l'importante è poi stare insieme in una piazza come stasera. No? Vero. Assolutamente, l'importante è stare con gli amici, è stare con te, è stare con gli amici di Musicando e stare tutti insieme, poi che si balli il ballo di gruppo, che si balli il liscio o che si ascolti anche della musica. Sì. Gianfranco, tu sei un fiume in piena, io mi trovo bene a farti domande, e quindi diciamo che poi il ballo, questo tipo di situazione, non ha neanche colore politico, perché si suona sia alla festa dell'unità sia dall'altra parte. Io questo l'ho sottolineato proprio nella puntata precedente, abbiamo fatto vedere anche qualche festa che abbiamo fatto insieme, no? Certo, io credo che questa aggregante. Sì, questa socialità del ballo, del divertimento, non abbia alcun che tipo di frontiere, è solo un modo per stare insieme, per socializzare, per divertirsi, per passare qualche ora, diciamo così, senza i pensieri, insomma, che affliggono la vita quotidiana, poi del resto, insomma. Senti, il tuo fan club è sempre, diciamo, simbolico, però funziona, nel senso che riesce ad aggregare, diciamo, una marea di appassionati, non solo del ballo, ma anche della tua band che ti seguono. È vero, guarda, è partito così, è partito con una crociera musicale dove io stavo suonando, i miei amici hanno detto ok, costituiamo un fan club. È partito così in sordina, io sono stato felicissimo, ma non pensavo, insomma, adesso siamo
credo ad oggi siamo arrivati a 630 affiliati al mio fan club, e quindi beh, mi fa molto piacere, posto che il mio fan club è una cosa serenissima, semplicissima, uno stare insieme in compagnia, quindi per scrivere basta una stretta di mano, perché credo che la stretta di mano sia il segno più tangibile della piacevolezza della persona. Quello che manca in questi giorni, diciamo, di ipocrisia, di stanchezza, e che però, ecco, dovremmo recuperare. Forse il ballo ci dà questa occasione, no? Sì, sì, il ballo ci fa stare insieme, sicuramente ci fa confrontare con le persone, quindi ci migliora. Il confrontarsi con le persone sicuramente ci migliora, in tutti i sensi. Quindi tu stasera dalla Campania, Basilicata, anche qui da Anticoli Corrado, tu stasera smonti tutto questo popò di roba e te ne torni anche... Certo, io stasera smonto tutta questa attrezzatura qua, domani sera stiamo in Toscana, lunedì sera... Dove? Diccelo, vogliamo sapere. Siamo vicino Montepulciano, nei pressi di Montepulciano, esatto. Poi domani, lunedì sera riposiamo, martedì sera abbiamo una... piccola festicciola privata in zona, insomma, dalle mie parti. Dopodiché mercoledì e giovedì parto, come ti avevo detto, per Venosa, perché ho questi due spettacoli. Ma quando si dorme? Ecco, ma io ripeto, non so, forse non è ipocrisia, è verità, forse mi basta poco per riposare, perché questo è un piacere, stanca molto ma è un piacere. Pesa ma non stanca. Ma sì, sicuramente è un piacere, quindi si fa. Magari ecco, la cosa che più può pesare magari è il viaggio, stare per strada, perché gli altri, i ragazzi magari dormono, sì, intanto che viaggiamo dormono, e poi generalmente siamo in due che invece guidiamo, sì, facciamo un po' a turno a guidare. Così. Ecco, è sempre stato un piacere parlare con te, con la tua franchezza, ma soprattutto con la tua naturalezza nell'espressione. Tu prendi questo lavoro praticamente col sorriso come viene, e questo ti fa sicuramente onore. Beh, è vero, ma come ripeto, io non lo considero un lavoro. Per me è una passione, è come il cacciatore che domani sicuramente trova respiro, no? Andando a caccia, oppure qualsiasi altro tipo di sport o qualsiasi altro tipo di passione, la pittura, la poesia o qualsiasi cosa ci possa essere. Credo che manifestare così la propria arte, insomma, alle persone sia uno strumento per parlare di sé, insomma, ecco. Gianfranco, è stato un piacere rincontrarti, ti auguriamo una buona serata. Adesso ci fermiamo, sai, è il momento della cena questo, quindi ci fermiamo un attimo, ci riposiamo, poi riattacchiamo tutti gli strumenti. Senti, a presto su Musicando il Ballo in TV, e un saluto anche per i nostri telespettatori. Io direi che a prestissimo su Musicando il Ballo in TV, perché è una delle trasmissioni che più amo e che più seguo, quando nei momenti che ho liberi è la trasmissione che vado a cercare, così per trovare anche un attimo di relax. Quindi io direi a prestissimo, sarà un piacere ritrovarvi, e sarà un piacere ogni volta vedervi in piazza con noi, insomma. Grazie amici telespettatori, vediamo qualche immagine così catturata durante il check. Grazie ancora. Grazie, ciao a tutti, grazie Tony. Buonasera a tutti, buonasera. Adesso noi partiamo con la sigla, io però prima di partire con la sigla, non ci conosciamo, ci presenteremo comunque dopo. Prima di partire con la sigla volevo fare un saluto agli amici, stasera c'è la TV che è venuta a riprendere la mia serata, vorrei fare un saluto agli amici di tutta Italia dalla trasmissione di Musicando il Ballo in TV. Stiamo per andare con la nostra sigla.
aspetta. Ciao, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Va bene, vi faremo sentire qualche brano del mio nuovo album che ci ha fatto divertire per tutta quest'estate. Vi inviterei in pista con un Alligalli, vai, tutti in pista.